Amici detectoristi, buongiorno, sono Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia. Siamo qui oggi per la guida completa al Nocta Macro Anfibio Multi. Abbiamo già fatto una guida rapida dove vi ho fatto vedere che cosa c'è nella scatola, come si monta lo strumento, come impostarlo in modalità all metal e bilanciarlo sul terreno e iniziare subito la ricerca. Oggi vedremo tutte le funzioni disponibili sul metal detector e come impostarle al meglio per ottenere il massimo delle performance a seconda delle condizioni di ricerca. Non ci resta quindi che passare immediatamente alla descrizione delle informazioni sul display e di come funzionano tutte le impostazioni che è possibile modificare sullo strumento. Buona visione! Iniziamo subito a descrivere quelle che sono le informazioni mostrate sul display e quelli che sono i comandi utilizzabili dalla tastiera. Come vedete, il control box dell'Anfibio Multi ricorda veramente molto da vicino, è praticamente identico a quello della serie Cruiser, ma vedremo che ci sono alcune interessanti novità. Iniziamo quindi a descrivere i vari menu disponibili e come accedere a questi ultimi per regolare le varie impostazioni. Vediamo che qui c'è il menu Mod, che ci permette di selezionare la modalità di ricerca, e già qui possiamo vedere le prime grandi differenze con il Multi Cruiser. Partiamo appunto dalla funzione Gen Delta, che sostituisce la funzione Gen del Multi Cruiser con questo Delta, questo simbolino, tra l'altro questo triangolino, questa lettera greca Delta, che sta per appunto differenza, e vedremo poi perché questa differenza, questo Delta. Poi vediamo che ci sono varie modalità con più toni, due toni, tre toni, quattro toni, e vengono introdotti due nuove modalità acustiche, la modalità 5 toni e la modalità a 99 toni, quindi per arricchire ancora di più il contenuto informativo audio dello strumento durante la ricerca. Vediamo poi le modalità Beach, già presente nel Multi Cruiser, la modalità Deep, anche questa già presente nella versione precedente, e la modalità Cash, che è una modalità completamente nuova, davvero molto interessante, che non vedo poi nel proseguo della descrizione di farvi vedere come funziona. Abbiamo qui sotto poi uno spazio in questo rettangolo dove verranno indicati alcuni messaggi, come per esempio quello di overload o quello di pompaggio durante la procedura di bilanciamento, o un eventuale errore di connessione con la piastra. In ultimo, in quest'ultimo spazietto, troveremo l'indicazione della frequenza al momento utilizzata. Come sapete, l'Anfibio Multi è un detector plurifrequenza dotato di tre frequenze selezionabili, che sono 5 kHz, 14 kHz e 20 kHz. Qui sotto troveremo l'indicazione FMED, FHI o FLOW, che ci indicheranno appunto la frequenza bassa, la 5 kHz, la frequenza intermedia 14, la frequenza alta 20 kHz. L'indicatore di batteria, ho già usato un po' il detector, quindi vedete che la prima tacca si è spenta. Il profondimetro istantaneo, quindi a seconda della profondità del target, queste tacche aumenteranno o diminuiranno a seconda appunto della profondità dell'oggetto. L'indicazione dell'intensità della mineralizzazione, questa funzione molto utile, ci indicherà appunto quanto è estremo il terreno, quanto più è mineralizzato, quanto più vedremo salire in alto queste tacche. L'indicazione qui del ground balance, diciamo del ritardo di fase del ground balance, che ci indica non tanto l'intensità della mineralizzazione, che è appunto mostrata nell'apposita con l'apposita barra, ma un'indicazione qualitativa, ovvero ci indica di che tipo è la mineralizzazione, quanto più alto sarà questo valore, quanto sarà più ferrosa, quanto più bassa, quanto più la mineralizzazione sarà di tipo salino alcalino. Abbiamo poi il menu Options con le varie indicazioni di frequenza, di volume, di brightness, ovvero legato alla retroilluminazione sia dello schermo che della tastiera. Altra grande novità: nel Multi Cruiser la tastiera non era retroilluminata. La vibrazione, la sensibilità dell'indicazione del target ID, quindi della indicazione numerica della conduttività degli oggetti, il tracking, ovvero la possibilità che ha lo strumento di mantenersi sempre bilanciato a seconda delle variazioni del terreno in modo totalmente automatico,
la frequency shift, ovvero la possibilità di effettuare delle piccole variazioni alla frequenza operativa per ridurre gli impatti da generatori, da tralicci dell'alta tensione o da detector che sono nelle vicinanze. Anche stavolta abbiamo la duplice funzione factory default o save, ovvero per ripristinare i valori di fabbrica, quindi annullare tutte le modifiche che abbiamo fatto, oppure di salvare quelle che abbiamo inserito noi. In ultimo vediamo l'indicazione wireless, che ci permette di impostare il canale wireless di collegamento alle cuffie fornite in dotazione. In ultimo qua sopra vediamo l'indicazione della discriminazione, con delle tacche che noi vedremo variare a seconda dei vari tipi di modalità che abbiamo selezionato, oppure a seconda delle impostazioni di discriminazioni lineari oppure quelle notch che andremo a programmare noi stessi. Cos'altro c'è da dire? Ovviamente l'indicazione target ID, target numerico. Vediamo quindi che si accenderà a seconda dei vari tipi di target che troveremo sotto la piastra, verrà indicato un valore numerico che potrà variare tra 0 e 99. Per esempio, passando questo accendino, abbiamo visto che l'indicazione ci dà un'indicazione intorno al ci dà un'indicazione numerica e ci sarà ovviamente la riproduzione di un tono. Andiamo adesso quindi a esaminare nel dettaglio i vari menu. Come già detto, il menu mod ci permette di selezionare la modalità di ricerca con le sue particolarità acustiche o visive. Per muoverci all'interno del menu mod non dovremo fare nient'altro che premere i tasti più o meno per andare a selezionare la modalità di ricerca che ci interessa utilizzare. Possiamo partire appunto dalla modalità Gen Delta, che è una modalità particolare, una modalità no motion, già presente nella serie Multicruiser. È una modalità all metal, quindi capace di sentire tutti i tipi di metallo, ma questa volta ha una particolarità. Perché appunto questo delta? Questo delta ci indica la possibilità di avere due suoni diversi sostanzialmente per metalli ferrosi e per metalli non ferrosi. I metalli ferrosi verranno suonati con un suono tipico, mentre tutti gli altri tipi di metallo verranno segnati nello stesso modo. Contemporaneamente avremo un'indicazione del valore VDI qui al centro. La modalità Gen Delta, tra l'altro, è caratterizzata da un suono costante di sottofondo, il cosiddetto suono di soglia. Rimanendo un attimo in silenzio sarà possibile sentirlo. Ovviamente è possibile regolare il volume del suono di soglia a seconda delle nostre esigenze, del nostro livello di udito. Raccomando sempre di utilizzare un livello di soglia appena udibile, che non dia fastidio ma che sia possibile percepire. Il suono di soglia ci darà la possibilità di esaminare acusticamente le variazioni del terreno e quindi anche la necessità di rieffettuare magari un bilanciamento del terreno per avere la macchina sempre in condizioni di massima efficienza. Come al solito ho preso alcuni oggetti, alcuni target di riferimento. Vedete una moneta di rame, una 50 centesimi, un pezzo di stagnola, una fede in oro, piccolo chiodino, delle graffette in ferro. E quindi vediamo cosa succede nella modalità Gen Delta passando questi oggetti. Iniziamo subito a vedere cosa accade quando passo degli oggetti di ferro davanti alla piastra. Potete sentire questo tono sgracchiante e vedere visualizzato sul display un'indicazione VDI piuttosto bassa. Questo suono basso e sgracchiante ci fa immediatamente capire che il target è di tipo ferroso.
Andiamo a vedere infatti cosa succede con un altro tipo di target, per esempio con questo pezzo di stagnola. Sentite infatti un tono più acuto. Proviamo adesso con questo anello in argento. Come vedete, il suono è identico a quello della stagnola, l'indicazione VDI è cambiata, ma è molto diverso dal suono prodotto per gli oggetti ferrosi. Sentite quindi la modalità Gen Delta, a differenza della vecchia modalità Gen, ci permette anche acusticamente di effettuare una discriminazione, anche se siamo in una modalità quasi no motion, quindi una cosa davvero molto interessante. In ultimo va ricordato che la modalità Gen Delta è assolutamente priva di discriminazione, quindi come dicevo è totalmente all metal. Infatti vedete qua sopra la barra che indica la discriminazione è assolutamente vuota, e anche andando col menu setting a provare a modificare la discriminazione troveremo che non è possibile modificare questa impostazione. Passiamo ora alla modalità due toni. Per accedere a questa modalità basterà premere appunto il tasto freccia giù, vedremo che il suono di soglia scompare e vedremo una piccola modifica qui sopra nella barra, non so se riuscite a vedere, ci sono delle tacchette che si sono accese, quelle tacchette indicano la discriminazione che è stata impostata. La discriminazione di fabbrica nella modalità due toni è impostata al valore 3, quindi molto molto bassa, ma è sempre possibile modificarla attraverso il parametro disc che vedremo successivamente. È una modalità di ricerca molto profonda ed è suggerita soprattutto per quanto riguarda i target di tipo relic, quindi magari la ricerca militare. Vediamo adesso cosa succede passando alcuni oggetti di vari tipi di metallo. Iniziamo con questa graffetta di ferro. Sentite un tono basso. Vediamo adesso con la carta stagnola. Il suono si è acutizzato. Andiamo adesso ad una moneta di rame. Stesso tono, ma ovviamente un'indicazione VDI nettamente più alta. Passiamo adesso alla fede in oro giallo. Anche qui lo stesso suono, ovviamente il VDI è cambiato. Vi ricordo che siamo in frequenza intermedia, 14 kHz, e che questi VDI possono cambiare a seconda della frequenza che è stata impostata. Esiste anche la possibilità di normalizzare i VDI, ovvero ricondurli tutti alla stessa base, e nel momento in cui viene normalizzata tutti i VDI, a prescindere dalla frequenza che si è selezionata, saranno corrispondenti a quelli della frequenza intermedia. Molto comodo per evitare appunto di ricordare tutti i vari VDI a seconda delle frequenze. Ovviamente disabilitando questa modalità, questa normalizzazione, avremo il vantaggio di poter avere una risoluzione maggiore di alcuni tipi di target a seconda della frequenza impostata. L'ultimo target che voglio farvi vedere è questo anello d'argento. Anche qui stesso suono, ma VDI notevolmente più alto. La modalità tre toni che adesso andremo a selezionare è una modalità piuttosto particolare. Innanzitutto è la modalità sicuramente più silenziosa di tutto il set di modalità disponibili ed è indicata soprattutto in zone di ricerca piuttosto sporche. In questo caso avremo tre zone differenti di suono associate ai vari tipi di target, che vanno tra appunto tra 0 e 15 per il tono basso, tra 16 e 66 per il tono intermedio e da 67 a 99 per i target più alti. Riproviamo adesso con la graffetta di ferro.
e sentiamo questo tono basso. Proviamo con la carta stagnola e abbiamo un tono intermedio. Proviamo adesso con l'anello in argento e sentite che il suono diventa ancora più alto. Questi sono i tre toni che contraddistinguono questa modalità. Dato che è una modalità piuttosto silenziosa, è possibile aumentare un po' di più il gain, la sensibilità, per andare a spingere un pochino la macchina. Quindi questa è una modalità per ricerca tranquilla, rilassante, ma è sempre possibile riguadagnare i centimetri persi semplicemente aumentando il gain. Vediamo ora la modalità 4 toni. 4 toni appunto ci indica intuitivamente che le zone di conduttività sono state divise in 4 e quindi troveremo un tono basso per gli oggetti ferrosi, ovvero quelli che andranno indicati tra 0 e 16, come per esempio questa graffetta in ferro. Sentiamo appunto un tono basso. Per quanto riguarda i VDA invece, che vanno tra 16 e 30, come per esempio questo pezzo di stagnola, sentiremo un tono leggermente più acuto. Saliamo ancora di conduttività con questo anello in oro giallo e vediamo infatti che per quanto riguarda i target che vanno tra 31 e 66, il tono sarà ancora più acuto. Andiamo ancora più su con il target in argento e infatti con l'ultimo tratto di target ID, avremo un tono ancora più acuto. Ovviamente la stessa cosa accadrà per la modalità 5 toni, dove avremo un'ulteriore suddivisione per quanto riguarda la divisione dei target ID e i suoni corrispondenti. Avremo infatti una prima suddivisione tra 0 e 15, una seconda tra 15, tra 16 e 30, la terza tra 31 e 66, la quarta tra 67 e 85 e poi tra 86 e 99. È inutile che vi rifaccia la prova perché sostanzialmente il risultato è identico. Vi ricordo sempre che è possibile sia nelle varie modalità 2 toni, 3 toni, 4 toni, 5 toni andare a utilizzare il parametro tone break per cambiare la grandezza di queste zone che prima ho indicato. Quindi i valori che prima ho indicato possono essere modificati per allargare o diminuire le grandezze delle zone metalliche a seconda delle nostre esigenze. Andiamo quindi poi a vedere l'ultima modalità multitono, che è quella 99. L'ultima delle modalità multitono è la 99. 99 tone, come dice lo stesso, praticamente associa ad ogni VDI un suono diverso. In realtà per i target da 0 a 15, quindi quelli ferrosi, il tono sarà comunque un tono basso ferroso. Quindi per esempio riprendiamo la nostra graffetta, sentiremo questo tono basso. Se prendiamo questo chiodo di ferro, sentiremo sempre questo tono sgracchiante che indica il ferro. Vediamo cosa succede invece utilizzando altri tipi di target come la stagnola. Sentite, diventa più acuto. L'anello in oro giallo, una moneta da 50 centesimi, una moneta in rame, l'anello in argento, il coperchio di un barattolino di metallo. Come vedete cambiano sensibilmente i toni a seconda del tipo di oggetto, quindi è consigliabile utilizzare questa modalità su terreni con variabilità di mineralizzazione
ed avere una percezione di come la mineralizzazione sta distorcendo un po' i toni audio, e intuitivamente sarà possibile identificare i vari tipi di target. Passiamo ora ad alcune delle modalità speciali dell'Amfibio Multi. La prima di queste è la modalità Beach, ovvero spiaggia. Notiamo subito una prima cosa. Abbiamo visto che il numero delle tacche qua sopra di discriminazione è sensibilmente aumentata. Normalmente nelle altre modalità, vedete, il numero delle tacche è molto ridotta, infatti la discriminazione di base è impostata a 3, mentre nella modalità Beach questa discriminazione sale addirittura a 15, che ci permette di eliminare gran parte del ferro e i disturbi rivenienti dal terreno. Altra particolarità della modalità Beach riguarda il ground balance, ovvero il bilanciamento del terreno. Normalmente la finestra di bilanciamento del terreno delle altre modalità va da circa 20, da 20 fino a 99.80. Vedremo poi come verrà indicato questo valore nella finestra di ground balance. Quindi ricorda, da 20 a 99.80. Nella modalità Beach questo range di bilanciamento si estende e va da 0 a 99.80. Questo perché il punto di bilanciamento della mineralizzazione salina si trova sotto il 20, e quindi nelle altre modalità non saremo forse in grado di bilanciare sul sale. Nella modalità Beach invece sì. A livello acustico, la modalità Beach è una modalità due toni, quindi avremo un tono basso ferroso per oggetti in ferro sotto i D15. Anzi, in questo caso vediamo che se il target è sotto il valore di 15 viene completamente discriminato. Sto passando, vedete, la graffetta e non viene suonata, ma se noi già prendiamo un pezzo di stagnola, per esempio, vedremo che ha questo suono. Possiamo prendere una fede in oro, vediamo che sale il suono, e l'anello in argento, e abbiamo questo secondo tono e sempre l'indicazione VDI. Passiamo adesso alla modalità Deep. La modalità Deep, anche qui per selezionarla scendiamo con le frecce, è la modalità più sensibile, più potente dell'Amfibio. Quindi mi raccomando, tenetene conto quando impostate la sensibilità. Anche in questo caso la discriminazione è molto bassa, è una modalità a due toni ed ha una particolarità, che ovvero che richiede che la spazzolata sia più lenta del normale, quindi la reattività di questa modalità sarà più bassa rispetto alle altre. Vi faccio vedere cosa succede con alcuni target. Per esempio con un target ferroso, sentite già la macchina con la impostazione di base come già qualche suono le mette, proprio per via della sua sensibilità. Ecco un target ferroso che viene suonato basso, una moneta da 50 centesimi, è leggermente più lento, richiede una spazzolata più lenta. Vediamo anche l'anello in argento, stesso tono, ma vedete che la risposta rispetto alle altre modalità è leggermente più lenta. Vi faccio vedere la differenza con una modalità, per esempio, tre toni. Sentite come la reattività è notevolmente maggiore. Mantengo la velocità e mi abbasso in modalità Deep. Sentite come il suono è più elongato. Ci permette di arrivare a profondità notevolmente maggiori, ma dovremo spazzolare in maniera leggermente più lenta. L'ultima modalità prevista dall'Amfibio Multi è una novità, la modalità Cash, ovvero la modalità tesoretto. Come al solito ci spostiamo su questa modalità con il tasto di freccia giù
e vediamo che le sue caratteristiche. Vediamo innanzitutto che si è modificato qualcosa qui nella parte soprastante. Vediamo questo cursore che andrà a spostarsi a destra o a sinistra a seconda del tipo di target, e vedremo un'altra particolarità. È una modalità statica, ovvero che non richiede sostanzialmente il movimento della piastra. Vi faccio vedere con questa moneta da 50 centesimi. Come vedete, non è necessario spazzolare, ma basterà tenere la moneta, andare sopra la moneta per avere un'indicazione acustica. Ovviamente, con una leggera spazzolata avremo anche l'indicazione VDI e vedremo questa barra qua sopra crescere di intensità quanto più è vicina al centro della piastra. Ma qual è la particolarità di questa funzione? Questa sembrerebbe una classica modalità all metal, no motion. No, signori, la particolarità è che questo sistema è in grado di discriminare gli oggetti ferrosi, a differenza di tante altre modalità all metal che non sono capaci di fare questo. Prendiamo per esempio questa graffetta in ferro, la passiamo davanti alla piastra. Ah, ma la sta sentendo? Proviamo con una graffetta più piccola. La sta sentendo ancora? Ma allora ci hai preso in giro? No, signori, utilizzando il menu settings andremo in discriminazione, vedete che è impostato a 0, e vediamo di aumentarlo. Mettiamolo per esempio a 25. Premiamo il tasto pinpoint per tornare. Vi faccio rivedere con la moneta da 50 centesimi. La sente. Adesso vediamo se Leonardo Ciocca vi ha preso in giro. Ecco la graffetta in ferro. Signori, la graffetta è discriminata. Vediamo con questo anello in argento. L'abbiamo ripreso. Quindi non vi dico bugie, è una modalità statica, all metal, no motion, capace di discriminare il ferro o qualsiasi cosa noi volessimo discriminare attraverso l'impostazione disc. Utilissimo per chi fa ricerche di tipo militaria. È una modalità per ricercare soprattutto grandi oggetti e soprattutto per eliminare i piccolissimi oggetti di ferro. Basta semplicemente alzare un pochino la piastra dal terreno e questa macchina sarà in grado virtualmente di eliminare tutti gli oggetti piccoli. Non avremo più problemi con le piccole scheggette. Un'opzione fantastica, una modalità fantastica, e ringraziamo appunto Nocta Macro per averla introdotta su una macchina di nuova generazione. Era un qualcosa che chiedevano in tanti. Finalmente Anfibio ce l'ha.